mese ritorna il contenuto del recap della Serie A. Qua parleremo in questo contenuto di tutti i risultati, dei capocannonieri, degli assist man di questa Serie A e parleremo soprattutto di tutte queste lotte che si potevano chiudere, non sono state chiuse, si poteva festeggiare, non hanno festeggiato, ma prima di tutto iscrivetevi al canale. Attivate la campanella così ogni volta che uscirà un nuovo contenuto vi arriverà la notifica sul vostro cellulare. Altra cosa importante, andate sui miei canali social Facebook, Instagram, Twitter per essere aggiornati su tutto. E come sapete benissimo, a me non mi piace fare il monologo, io voglio un dibattito fra di noi. Per questo vi raccomando, commentate, mettete mi piace o non mi piace. L'importante è che mettete un like che per voi non costa niente, ma per noi è importantissimo. Altra cosa, a me piace crescere come canale, come contenuti. Se quello che dico non vi piace, basta andare sotto, commentare, dite Davide, questo che hai detto è sbagliato, Davide, quello che dici mi piace, Davide, quello che vorresti fare, lo devi fare in questo modo. Mi raccomando, scrivetemi sotto le vostre impressioni. Vediamo i risultati di questa 32esima giornata. Lecce Udinese 1-0, Spezia Monza 0-2, complimenti al Monza che si salva. Roma Milan 1-1, che finale di partita. Torino Juve 1-2, Inter Lazio 3-2, Cremonese Hellas Verona 1-1, grande rimpianto per queste due squadre. Napoli Salernitana 1-1, rovina la festa, scudetto la Salernitana. Sassuolo, Empoli 2-0, ritorna Mimmo Belardi. Fiorentina, Sampdoria 5-0, non c'è stata partita. E Bologna e Juve, è stata semplicemente una bella partita fra due squadre che il Bologna sta bene, la Juve per l'ennesima volta smette di formare un modulo di gioco, però se uno va a analizzare, che poi analizzeremo forse, ha trovato la strada, sperando che sarà l'ultimo mese alla guida della Juve. La classifica la diremo durante il video, partiremo come sempre dall'ultimo in classifica a salire. Ora diamo un'occhiata al capocannoniere di questa Serie A e come non potrebbe essere lui, Victor Osimhen, 21 gol, secondo a 17 Lautaro Martinez, terzo Lokman dell'Atalanta, terzo Enzola dello Spezia con 13 gol insieme a Lokman, poi quinto Buendia 12 punti della Salernitana, poi quinto sempre Carrasché con 12 gol e sempre quinto con 12 gol Rafael Leao. Se noi andiamo a vedere i primi posti del capocannoniere non c'è un italiano. Noi semplicemente abbiamo solo un capocannoniere italiano in Serie A, Ciro Immobile, che in questo momento sta passando una brutta annata. Victor Osimhen è devastante, 21 gol, perfetto, perfetto davvero. Andiamo a vedere invece la classifica dei giocatori con più assist in assoluto in questa Serie A e chi non ci può essere al primo posto, sempre un giocatore del Napoli, ed è Caraschea, 10 assist. Al secondo posto, a pari merito, c'è Kostic della Juve con 8 punti e l'altro serbo della Lazio, Milinkovic-Savic, con 8 assist. Poi settimo, Zielinski del Napoli, no, settimo, quarto, scusate, con 7 assist ci sono, a pari merito, Zielinski del Napoli e Leao del Milan. Leao in tutte e due le classifiche c'è, complimenti Leao. L'ho sempre detto, se Leao decide di, non gioca di cominciare a giocare a calcio e non entrare in giambatte nel campo, secondo me il giocatore di Serie A più forte che abbiamo. Cominciamo questo recap e analizzeremo squadra per squadra. Partiremo dall'ultimo posto con la Sampdoria, che in questo momento ha 17 punti. Abbiamo visto come è stata completamente umiliata dalla Fiorentina, perché perdere 5-0 quando a un certo punto si è vista completamente bene che la Sampdoria durante la partita non combatteva più. E a me mi dispiace, per chi lo dico, chi va alla Bobo TV poi è sfortunato. Da quando è andata la Bobo TV
Stankovic non è azzecca uno, perché anche lui ha commesso gli errori di formazione. Oggi è circolata la voce che stava dando le dimissioni, però la società le ha respinte. Sappiamo benissimo che in questo momento la Sampdoria è in una situazione abbastanza pericolosa, che non è che non rischia neanche la B, rischia addirittura di retrocedere in Serie C, perché rischia un fallimento ed è un peccato. Io non penso che una società così brillante come la Sampdoria si può trovare in questo problema. Ferrero, l'abbiamo sempre detto, non era un presidente affidabile, faceva più che il presidente era lo showman, gli piaceva fare le sue scenate allo stadio, andare in alcune trasmissioni a fare le scenate, però il calcio è tutta un'altra cosa. Mi dispiace per questo destino così. Dunque, vedo una tempesta all'orizzonte per la Sampdoria. Speriamo che riesca a risolvere i suoi problemi finanziari, perché può retrocedere come è retrocesso il Genoa. Per il Genoa in un anno sta risalendo. Speriamo che la Sampdoria, perché la Sampdoria, il posto della Sampdoria, con tutto il rispetto, è la Serie A, non è la Serie cadetta. La Cremonese avviene da il pareggio col Verona 1-1, sala a 20 punti in campionato, è riuscito a vincere tre partite con Roma, Sampdoria ed Empoli. Ha fatto bene questo pareggio, che ha rimpianto, perché mentre stava dominando la partita il suo giocatore si è fatto buttare fuori, e tu un errore del genere non lo puoi fare. La Cremonese, come ho sempre detto, è una buona squadra, è una squadra che anche ti dà lo spirito che vuole giocare, però sinceramente, se tu, quando fai il mercato, compri giocatori non adatti a certi per la Serie A, questi sono i risultati. L'Hellas Verona, 27 punti. Per la prima volta ha la speranza davvero di salvarsi, perché ha pari punti con lo Spezia, però per la seconda volta in questa stagione, quando ha avuto la possibilità di lasciare la zona di retrocessione, l'ha fallita la partita, ha fallito con lo scontro diretto con lo Spezia. Ma lì, più che fallire, si è accontentato dello 0-0. Un 0-0 era un risultato che andava meglio, era più favorevole allo Spezia e non al Verona, e lì non ne ha approfittato. Oggi, con la Cremonese, che a un certo punto è rimasta anche in 10, stanca per la partita di Coppa, dispiace che non è, non è, il Verona non ne ha saputo approfittare, perché se oggi riusciva a vincere, a portare a casa i 3 punti, per la prima volta in questo campionato era fuori dalla zona retrocessione. Si aggancia in classifica allo Spezia, però è sempre terz'ultima per via della differenza reti e soprattutto per gli scontri diretti. Da qui a 6 giornate dalla fine, ogni punto e ogni scontro sarà decisivo, e soprattutto il prossimo, dove il Verona mi sembra che poi andiamo a vedere bene, il Verona mi sembra che affronterà addirittura il Milan, l'Inter, sarà una partita abbastanza complicata, però la strada è quella giusta, i giocatori sono quelli giusti, è stata una squadra smantellata prima in estate e poi in inverno nel calciomercato invernale, sta facendo un attento con Milan. Se poi voi mi dite semplicemente chi sono, chi è l'allenatore del Verona, chi ancora non ho capito. Lo Spezia, signori miei, è in un momento davvero pericoloso della stagione, è un momento davvero che, se vai a vedere, si trova in quel momento in cui rischi davvero il tracollo. Viene da bene in 5 giornate, 4 sconfitte e un pareggio, e caduta libera. Il cambio d'allenatore non ha giovato alla squadra. Soprattutto non si trova il metodo per far cambiare le sorti questa stagione. Una stagione davvero brutta, una stagione che può davvero rischiare di far saltare, come si dice, il banco. Il Lecce viene dalla bella vittoria contro l'Udinese. Molti dicono che questa vittoria l'Udinese gliel'abbia data, però ha una squadra ottima, una squadra di giovani. In questo momento ha 31 punti, a un distacco di ben 5 punti dal quarto ultimo posto. Non penso che sia
rischia di retrocedere perché per rischiare di retrocedere dovrebbe fallire tutta la partita qui alla fine e le altre due, Spezia e Verona, devono cominciare a correre. Però vedendo l'andamento sia dello Spezia che del Verona, penso che nessuno dei due comincia a correre. Saliamo invece dal quindicesimo al sedicesimo posto, dove troviamo al quindicesimo posto il l'Empoli con 32 punti. Un Empoli che a un certo punto, quando forse i troppi elogi che può puntare a una, oltre a una buona salvezza, può puntare a qualcosa in più, lì si è rotto qualcosa. Da quel momento in poi arrivano da 8 risultati negativi perché ha avuto quasi 7 sconfitte e una, e un pareggio. Poco e davvero poco e niente. 32 punti. La speranza dell'Empoli è quella che quelle squadre di dietro, le squadre dietro, non riescono a fare il salto di qualità che tutti si aspettavano. E la fortuna dell'Empoli è proprio questa, che essendo che le altre non corrono, lei non va bene, però è salva. Se no, se le altre correvano, l'Empoli era un altro che rischiava davvero l'osso del collo, come si dice in questi casi. La Salernitana, da quando c'è Paolo Sosa, 10 partite a una sconfitta e 9 risultati utili consecutivi. Però io quella non la darei neanche a Paolo Sosa quella sconfitta, perché Paolo Sosa l'ha presa dopo 2 giorni solo di allenamento, poi ha avuto la Lazio, ha perso 3-2. Però da quando ha preso Paolo Sosa le redini di questa partita, 9 risultati utili consecutivi, si trova a 34 punti, ormai si può dire salva, salva, salva. 34 punti a 6, a 5 giorni dalla fine, si può dire che salva. Ha fatto bene. E ieri, per la gioia dei tifosi della Salernitana e della città di Salernitana, gli hanno nominato la festa scudetto al Napoli. Perché io, sinceramente, questo odio calcistico che c'era fra Salernitana e Napoli non me lo sarei mai aspettato, o non lo sapevo io, è una mia mancanza. Però vedere i tifosi e i giocatori della Salernitana festeggiare così nello spogliatoio per 1-1 contro il Napoli è una cosa sorprendente. È stata davvero una bella sorpresa, perché sono cose che tu nel mondo del calcio non lo sai, però guardando le partite, guardando, informandoti, capisci che forse a Napoli, oltre alla Juve, c'è un'altra squadra più odiata, ed è la Salernitana. L'Udinese è a 13 punti, 12, 42 pu a 13 a 13esima posizione, 42 punti. Come ho sempre detto, la fortuna dell'Udinese è stata quella di fare tanti, ma tanti punti nelle prime 12 giornate. Addirittura nelle prime 12 giornate era al secondo posto. Poi, quando sono venuti i momenti che le vacche grasse sono finite, che è arrivato la crisi, ma quei punticini erano sempre lì, quei punticini salvezza li avevi sempre fatti, erano lì, te le tenevi belli conservati. Gli altri non vincevano, tu oggi pareggiavi, ne perdevi due, domani vincevi un'altra, ne perdevi due, però alla fine, come la formichina che si era conservata in estate tutta la roba per l'inverno, quando è arrivato l'inverno e il freddo, quei punticini hanno fatto bene. L'Udinese non ha mai lottato in questa stagione per non retrocedere come lo scorso anno, sempre lì in metà classifica, tranquilla, beata. Loro l'avevano sempre detto, l'obiettivo non è quello, l'Europa, no, è fare una salvezza tranquilla. E hanno fatto una salvezza più che tranquilla. Poi c'è il Torino, 42 punti, che dire. Tante parole, tanti fatti, come ogni anno. Cairo pensa più ai suoi giornali, a fare delle linee editoriali contro tale squadra, tale presidente, però per l'ennesima volta è un altro anno fallimentare del Torino. Voi mi dite, sì, ma il Torino, guarda, sì, però se vado a vedere chi c'è sopra il Torino, qualche domanda me la faccio. Un Torino che in estate si priva di Balotelli, di Belotti, quando 4 anni prima aveva rifiutato, no, 4 o 5, aveva rifiutato 80 milioni, che dicevo che Balotti ne valeva 100, poi la perde a zero. Ecco perché io dico che molti presidenti,
non dovrebbero delegare perché non sono in grado di fare presenti. Perché se un direttore sportivo ti dice vendelo a 70 milioni, vendilo a 70 milioni, no, io meno di 100 non lo vendo, va benissimo. Dopo 4 anni lo porta a zero, a Balotta passa a zero, non ha preso un centravanti. L'ennesima sconfitta in casa di un, contro l'Atalanta, che io, agli ultimi 2 minuti Zabata li ha puniti. Tu eri riuscito a recuperare la partita. Sta attento, mancano 5 minuti, no? 5 minuti di stazione. Come si dice? Quando tu arrivi a un certo punto e la guerra non riesci a vincere, cerchi tutto di pareggiarla o di fare una trattativa. Tu quando hai visto il Torino che non riusciva a vincere quella partita, accontentati del pareggio, non andare all'assalto. E perché poi andava all'assalto sparando a salve. Non è che dici, il Torino era pericoloso e mischiava la vittoria. No, no, sparava a salve. E alla fine Zapata, con la magia e con l'errore del portiere, perde la partita e si trova a 42 punti. All'undicesimo posto il Sassuolo. Dionisi fa un altro autentico miracolo, perché parliamoci chiaro, Sassuolo ormai è una squadra che è da una vita che in Serie A, che resta in Serie A. È una bella squadretta, ma il problema è che in estate ne perde ogni volta 6, 7, 8, poi deve ricostruire. Quest'anno ha perso i gol di Raspadori, i gol di Scamacca, a gennaio gli hanno venduto Touré, che era il giocatore di punta di questa squadra. Belardi quest'anno non è stato mai al top, però sempre riesce a ricostruire la squadra, a ripartire. Quest'anno ha faticato un po' di più perché i giovani non sono esplosi come dovevano. Ieri ha fatto un'intetica impresa quando addirittura Pinamonti si fa espellere, mette Mimmo Berardi e riesce a recuperare una partita che sembrava irrecuperabile. Complimenti davvero al Sassuolo. Andiamo dal decimo al sesto posto. Complimenti al Monza, 44 punti. Ieri si salva. Una partita meritata, una stagione meritata. C'è l'impianto di aver buttato via 7 giornate con Stroppa. Però il problema era quello: se tu cambiavi Stroppa, poi avevi Padalino, quello è il problema. Forse il disastro Stroppa, la grandine Stroppa, ti ha portato a poi scegliere Padalino. Se tu invece decidevi di togliere Stroppa la prima giornata, prendevi un altro allenatore e non puntavi su Stroppa, su Padalino ed è lì. Fiorentina, complimenti al Monza, decimo in classifica. Da qui alla fine può giocare solo per divertirsi e per riuscire a salire sempre di più in classifica e per entrare nella storia come la prima squadra di Serie A ad andare in una classifica molto molto migliore, più alta possibile. Fiorentina vi stravince contro la Sampdoria. Io ho sempre detto che la Fiorentina a un certo punto, quando ha capito che i posti che contavano cominciavano a rallentare, ha puntato sulle coppe, e sulle coppe sta facendo bene, perché è in finale di Conference, è in finale di Coppa Italia. L'unico problema è che a quella, come si chiama, a Rocco Commisso, che parla come tutti gli altri, alcuni presidenti, quando vincono parlano. Quando ci sono momenti di crisi spariscono. Non so come mai. Quando vincono e portano trofei, questi presenti parlano, poi nel momento di difficoltà mandano avanti i loro dirigenti. Ma così non si tutela una squadra, così fai solo show. Io penso che la Fiorentina se la possa giocare alla pari contro l'Inter in Coppa. Sappiamo il campionato, uno l'ha vinta la Fiorentina, uno l'ha vinta la Lazio, uno l'ha vinta la Fiorentina, uno l'Inter. Se dobbiamo puntare, diciamo, 60-55-45 come percentuale di vittorie, ma sarà una bella semifinale. In Conference contro la Basilea, lì è la partita dura, perché Basilea è una squadra abbastanza equilibrata. Però sta facendo bene la Fiorentina, il campionato fa il suo. Non cerca di prendere il posto, perché parliamoci chiaro, la Fiorentina ha 45 punti. Per prendere un posto dovrebbe arrivare al 57 la Conference della Roma, e i punti sono tanti. Bologna, ottimo pareggio con la Juve. Da quando è arrivato Thiago Motta, ha
alla guida del Bologna sta facendo bene. È una squadra che mi piace, gioca a calcio, impegna gli avversari. È soprattutto una squadra che dà del tu al pallone ed è una squadra che ha dei giovani interessanti. Ha deciso di far sedere Arnautovic, il leader incontrastato di questa squadra, in panchina. L'unico limite è proprio questo, Thiago Motta, che quando decide di litigare con un giocatore, forse dovreste più mediare, non litigare. Perché se forse ci fosse stato Arnautovic, qualche vittoria in più per Bologna ci poteva essere. L'Atalanta si è svegliata nel momento positivo della stagione e ha 55 punti, a meno 2 punti dal sesto posto, che lo porterebbe in Europa, in Conference. Nel momento in cui sono fermati Lokman e Husal, si è svegliato Zapata e Boga. E devo dire che ha una bella squadra, una bella formazione. Zapata è tornato in Zapata di una volta. Vediamo se questa squadra riuscirà a ottenere più punti possibile. Poi c'è sempre il problema della Juve: se la Juve viene penalizzata, verranno ridati e tolti altri punti. L'Atalanta potrebbe salire e prendere un posto UEFA, però vediamo, in questo momento è settima a 55 punti, però sono tutti quanti lì. La Roma, da un giorno che si era trovata al terzo posto, si trova il giorno dopo addirittura fuori pure dall'Europa League, in Conference, a 57 punti. Una Roma davvero incerottata, però è riuscita a fare l'impresa, a portare quella vittoria che mancava contro il Milan. Però, come l'ha andata la risolta all'ultimo minuto, i Bagnets sul gol, sul 2-2, lì invece all'ultimo minuto, questa volta la Roma è stata punita da Salemaker, che ha portato il risultato sull'1-1. Una Roma che esce dalla Champions in questo momento, però la cosa bella è che esce, però è lì, perché Milan, Roma, Inter, Milan e Roma sono tutte e tre squadre a 57 punti. La differenza reti, gli scontri diretti, in questo momento la stanno facendo da padrona. Andiamo al quinto posto, dove abbiamo il Milan a 57 punti. E per la differenza, se andiamo a vedere lì, perché c'è un più 19 dell'Inter contro un più 14 del Milan, la differenza reti, come abbiamo detto, la farà da padrone, perché negli scontri diretti si può dire che sono alla pari. Però il campionato è tutto lì, signori miei, il campionato è tutto lì, perché a 57 punti tu non esci sconfitto dal campo della Roma, ha la possibilità già da mercoledì di ripartire. Di ripartire e di entrare in Champions. Da qui alla fine, soprattutto gli scontri diretti saranno davvero la parte più importante. L'Inter che a inizio aprile, quando è cominciato questo mese, sembrava un Inter in caduta libera, un Inter come ho sempre detto, con le pezze al culo. Ma la bravura di Simone Inzaghi, che qualcuno gli dovrebbe chiedere scusa in questo momento, si trova a fine mese, da quando aveva le pezze, scusate il termine, al culo, quasi pronto a essere cacciato in finale di Coppa Italia, eliminando la Juve in semifinale, in semifinale di Champions League contro il Milan, e i pronostici dicono tutti vittoria dell'Inter, che in questo momento sta in ottima condizione, ritornare in lotta Champions, perché in questo momento è quarta a 57 punti, solamente 3 punti dietro alla Juve e 4 alla Lazio. Che dire? Complimenti a Simone Inzaghi. Quegli interisti che cercavano la testa di Simone Inzaghi ora salgono sul carro, sono i soliti qua che sono come le bandiere, un giorno sono a destra, l'altro giorno sono a sinistra. È riuscito a vincere le ultime due partite con Brescia 3-0 e con la Lazio è riuscito a ribaltare lì
La Lazio, poi parliamo pure della Lazio, ha preso una imbarcata brutta nelle ultime partite. Non gioca da Lazio, ma l'Inter è lì a 57 punti. E in questa settimana, che è una settimana intermedia, dove non ci dovrebbe essere capovolgimenti di fronte nella partita infrasettimanale, perché non ci sono scontri diretti, sarà una settimana fondamentale, perché la settimana prossima serverà alla semifinale di Champions. Juve 66 punti. Come abbiamo detto, deve essere il mese decisivo. In questo mese in campionato ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Totale 4 punti. È un bottino amaro. Una squadra che sta a terra con tutte le ruote, una squadra che non riesce più a impostare il suo gioco. Non riesce più a essere quella squadra cinica, quella squadra che riusciva a vincere partite anche quando non se le meritava. Ed è un peccato assurdo. Mi dispiace, ieri col Bologna, forse meritava qualcosina in più, ma anche il Bologna meritava qualcosina in più. Il pareggio è stato più utile, però anche quando vai e batti un calcio di rigore, devi andare con l'idea di segnare, non fare i balletti. Lì se era un altro allenatore, prendeva Milik. Mi sbatteva al muro, diceva la prossima volta tiri centrale. Però quando io durante la partita ho sentito il telecronista, primo rigore che batte l'Italia, ha detto vabbè, siamo messi davvero bene. Poi si è rifatto il secondo tempo con il gol, però la crisi è lì, non la possiamo nascondere. È uscita dalla Coppa Italia in Europa League, è arrivata in semifinale, però come è arrivata? Ora c'è una semifinale contro Siviglia, ma una squadra davvero svuotata. Doveva essere il mese decisivo, ma è stato un mese disastroso. Per fortuna, aprile è finito, si va a maggio, vediamo se a maggio le cose cambiano. La Lazio 61 punti, nelle ultime due partite ha perso sia contro il Torino sia contro l'Inter, ma la sconfitta dell'Inter è la sconfitta più pesante, perché tu oltre ad aver perso hai pareggiato anche il risultato che avevi fatto all'andata 3 a 1 e hai perso 3 a 1, cioè gli scontri diretti ora sono stati pareggiati, ma una Lazio che non sta sulle gambe. Tu hai puntato tutto quanto al campionato. Sei uscito volontariamente dalle coppe perché hai detto che non hai le squadre per fare due competizioni, ma nel momento decisivo sei con le gomme sgonfie, perché perdere contemporaneamente sia a Torino sia a Milano con l'Inter vuol dire che qualcosa non va, perché l'Inter veniva dalla partita infrasettimanale col Torino, con la Juve in Coppa Italia, in semifinale di Coppa Italia, era un Inter anche stanca, tu non ne hai approfittato. Peccato. Poi Immobile, quest'anno, ci dispiace, gliene sta succedendo una più di Bertoldo. Sembra che in questo momento la nuvola di Fantozzi sia vicino a lui. Ed è un peccato, perché secondo me l'attaccante più forte che ha la Lazio è l'Italia. Il problema della Lazio qual è? Che ha deciso poi di giocare con l'attacco leggero, inventandosi finto 9, Felipe Anderson. Ma va bene fino a un certo punto. Ma tu una riserva, è da 3 anni che non hai una riserva di Milik, di no Milik, di Immobile. Avevi preso Murigi, che in Spagna sta facendo cose positive, sta facendo cose belle, perché non te lo sei saputo tenere? E andiamo ai futuri campioni d'Italia, 79 punti. Gli manca un punto. La festa è stata rovinata questa domenica, era tutto pronto, pure il treno era partito, il treno azzurro, del sogno azzurro, si è dovuto fermare perché la Salernitana, a 7 minuti dalla fine, ha deciso che la festa non si doveva svolgere ieri. Ma lì io dico che lì la colpa la do al 70% a Spalletti, perché sinceramente, vedere fare quei cambi quando ti mancano 8 minuti alla fine, togli Oliveira per Guangesso senza senso, decidi di fare i cambi, ma tu fai certi tipi di cambi per festeggiare quando sei sicuro
che là dove vince 2-0 e fare quei cambi per i festeggiamenti, lì ancora non c'è, non era il momento di festeggiare, perché nel momento in cui tu hai fatto il cambio, Juan Jesus, Oliveira, è stato il momento in cui l'attaccante senegalese della Salernitana ti ha fatto il gol. Ti ha fatto il gol dell'1-1, non hai avuto la forza di reagire per andare a vincerla, poi a riprenderti quella partita. Anche vero che ieri forse c'era troppa pressione, ieri c'era troppa, troppa pressione. Uno come Osimhen che a un certo punto si lamentava addirittura di una perdita di tempo che poi era dai suoi stessi compagni, e fa pensare, lo scudetto arriverà, però con calma, con calma. Ieri, per esempio, Carrasquea non doveva giocare perché non è in questo momento in condizione. Io se ero come Spalletti invece di Carrasquea mettevo Elmas perché era più fresco, aveva più piede. Poi nel secondo tempo, quando i giocatori della Serie A erano più stanchi, lì ti metteva la carta a Carrasquea. Perché in questo momento tutti stanno dicendo, ormai Carrasquea lo conoscono tutti, il suo gioco lo conoscono tutti, lo anticipano. E devo dire la verità, perché se in 3 giornate lo ferma Gatti, lo ferma Calabria e ora lo ferma anche i difensori della Salernitana, qualche domanda me la farei. Ma il problema non è tanto Carrasquea, che Carrasquea è un fenomeno, il problema è che è troppo stanco, e lì l'errore è dell'allenatore. Ma comunque, non hanno festeggiato domenica, festeggeranno sabato. Lo scudetto meritatamente va a Napoli, perché in questa stagione sono quelli che hanno giocato meglio di tutti gli altri. E se lo merita, perché hanno dominato un campionato e non c'è stata mai, e dico mai, la vera anti-Napoli, perché non è stato nessuno in grado di essere la vera anti-Napoli. Diamo un'occhiata alla prossima giornata, che sarà, come ho detto, una giornata intermedia. Ci sarà Atalanta-Spezia, Juve-Lecce, Salernitana-Fiorentina, Sampdoria-Torino, Hellas Verona Inter, Lazio Sassuolo, Milan Cremonese, Monza Roma, Empoli Bologna, giorno 4, e giorno 4 c'è Udinese Napoli alle 20:45. L'unico problema, devono decidere se farla giocare di sera o farla giocare alle 7 o alle 3 del tutto Udinese Napoli per ordine pubblico. Ma la settimana prossima, signori miei, domenica prossima si deciderà il campionato di Serie A, cioè chi andrà in Champions, perché ci sarà Milan, Lazio, Roma, Inter, Napoli, Fiorentina e Atalanta, Juve. Signori miei, domenica prossima, fra domenica e sabato ce n'è da divertirsi, perché qui in questi scontri si deciderà il destino della corsa Champions. Perché dopo dobbiamo ricordarci che durante la settimana dopo, perché mo c'è Milan e Lazio e Roma Inter, ma martedì poi c'è Milan Inter di semifinale di Champions. È l'ultima volta che c'è stata una partita di Champions. I due allenatori, Pioli e Inzaghi, hanno fatto ampio turnover. E come abbiamo visto nelle partite di Coppa, anche Allegri ha fatto ampio turnover. Sarà una domenica pazzesca. Signori miei, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, che ci vediamo alla prossima. Ciao! E questo è il recap.